Questo è il secondo provvedimento nell'arco di pochi mesi da parte di questa nuova amministrazione, da parte della Giunta. E il primo avvenuto pochi mesi fa con il rifinanziamento di un'importante legge regionale per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto da parte dei privati, e già qui si era mostrata una forte attenzione al tema dell'amianto, ed ora invece con un'apposita delibera di giunta con la quale sono stati finanziati 21 interventi in tutta la regione Marche e per un importo complessivo di 4,7 milioni di euro, che mostra tutta l'attenzione da parte di questa giunta, tema sentitissimo, il tema dell'amianto. Questi provvedimenti nella provincia di Pesaro e Urbino si inseriscono all'interno di due nello specifico di due strutture, una di Marche Nord a Pesaro per un importo di 37.000 euro ed una in un presidio di Urbania pari a 100.000 euro. Quindi vi è nel complesso una forte attenzione da parte di questa giunta al tema della salute e della vita delle persone, soprattutto ancor più si è coniugato, come in questo caso, sui immobili pubblici, sui immobili che sono proprio a tutela della vita e della salute delle persone.